Piazza Maria Ausiliatrice, un defibrillatore pubblico, un'iniziativa importante, e noi abbiamo la signora Fontanella che è presidente di Soverato in Cammino Fit Walking. Sì. Voi andate lontano e guardate anche lontano. Sì, noi infatti andiamo, camminiamo tutti i giorni, anzi 4 volte a settimana e guardiamo lontano nel senso che la salute e il cammino è legato alla salute. Questa donazione che oggi si fa insieme all'associazione Amici di Ambra è dovuta al cammino che abbiamo fatto quest'estate, l'Alba. E quindi diamo questo defibrillatore al comune di Soverato, sperando che non sia utile a nessuno, ma che in ogni caso è uno strumento che salva vita. E questo è una cosa che tutti i comuni dovrebbero avere e saper anche avere il personale tecnico che lo possa usare per poter salvare qualche vita umana. Francesco Cuteri è il vicepresidente, significa che la signora Liliana va più veloce quando camminate. Sicuramente va più veloce, ma quello che voglio, diciamo, ribadire è che il nostro gruppo Soverato in Cammino Fit Walking è un gruppo prettamente femminile. E questo, diciamo, per noi è un grande punto vanto. Abbiamo la presidentessa Liliana Fontanella, abbiamo un direttivo formato da quattro appunto donne, e in questo periodo, diciamo, dove purtroppo, diciamo, di stretta attualità, dove, diciamo, insomma, purtroppo la violenza contro le donne sta dilagando, avere un gruppo prettamente femminile, secondo me, è anche un messaggio che vogliamo mandare, diciamo, alla collettività, ecco. E oggi qui al comune di Soverato unite un'altra perla per quella che è la perla dello Ionio, un defibrillatore, mi diceva prima, pubblico, Sì. questo è importante. Il defibrillatore pubblico è importante perché è vero che magari in altri, diciamo, uffici o enti ci sono questi defibrillatori, però questo è pubblico, quindi è aperto a tutta la cittadinanza. In caso appunto di emergenza, noi l'abbiamo messo proprio in piazza perché qui oltre il comune c'è la chiesa, c'è l'oratorio, c'è gli uffici dell'ASPE vicini. In caso, diciamo, di malore, che speriamo che non ci siano, appunto, ma nel caso in cui ci debbano essere, qualsiasi cittadino può intervenire, rompere la teca, prendere il defibrillatore, ci sarà la guida automatica, la voce automatica che guiderà, diciamo, le iniziative, le attività appunto da fare, ed è un primo presidio, diciamo, appunto, per poter intervenire in caso di necessità urgente. L'associazionismo che pensa alle altre persone, e questo è un fatto importante. Un fatto importante, come gruppo sportivo ci impegniamo anche in questa solidarietà. Io volevo ringraziare anche gli amici di Ambra, nella figura del presidente Claudio Corsinovi. Loro stanno appunto a Firenze. Questa associazione è nata proprio in ricordo della figlia Ambra che purtroppo è venuta meno a causa di un brutto male. L'associazionismo è importante soprattutto perché ritengo che sia necessario, soprattutto nelle piccole realtà come la nostra, fare rete fra le varie associazioni, quindi unendo gli sforzi punto comuni anche con l'amministrazione punto comunale, attraverso, diciamo, questo fare rete comune è possibile migliorare dal punto di vista della sicurezza pubblica, della civiltà, della modernità, la nostra città e il nostro comprensorio. Soverato, la perla dello Ionio, ha un grande cuore che batte e da oggi ha anche un defibrillatore pubblico. Sì, grazie alla lungimiranza, alla tenacia dei ragazzi, diciamo così, di Soverato in Cammino, con cui nutriamo veramente una perfetta sinergia dopo lo spettacolo, la proposta sociale e culturale e anche sportiva della camminata dell'Alba a Soverato dell'agosto, il 9 d'agosto, si è giunti poi, diciamo, a regalare, a donare alla città questo defibrillatore. Quindi non solo cultura dello sport, del vivere sano, ma anche un pensiero alla città di Soverato e in particolar modo alla socialità di Soverato e quindi anche ad avere poi un'attenzione per quando speriamo mai ci sia bisogno, comunque vicino al Palazzo Città, nella piazza principale della città, c'è questo defibrillatore. Quindi un grazie veramente particolare a tutti coloro che hanno collaborato, all'Associazione Ambra, con Corsinovi, all'avvocato Cuteri e a tantissime persone che sono venute qui a Soverato per vivere questo momento incantevole dell'Alba a Soverato.
e l'amministrazione di Soverato e Lele Amoruso in particolare compone un puzzle, unisce tante tessere e Soverato sta diventando una metropoli. Cerchiamo di dialogare con tutte le associazioni e cercare di avere il meglio della loro propositività. Infatti con Soverato in Cammino si sta lavorando con i cammini di Soverato. Domenica 19 c'è stata la prima tappa di un percorso storico, naturalistico e culturale alla conoscenza poi nel nostro borgo di Soverato Superiore, con la visita alla Pietà di Antonello Gaggini e la bellissima passeggiata da trekking presso Soverato Antica. Ci saranno altre proposte, quindi con altre tappe, e poi con l'avvocato Cuteri stiamo già lavorando per l'edizione di agosto dell'Alba Soverato, perché sono anche delle manifestazioni che possono attrarre, possono portare del turismo. Quindi, siccome già quest'anno ci sono state diverse presenze di persone che arrivavano da fuori regione, allora su questo dobbiamo ancora di più lavorare, incrementare quello che è il fascino di queste iniziative.